Siamo sulla cima del Celio, uno dei sette colli di Roma, forse meno famoso degli altri, eppure il più importante, perché qui sotto è stratificata tutta la storia dell'urbe. Buongiorno, dottoressa Isabella Botti. Buongiorno. Cosa andiamo a vedere? Allora, andiamo a vedere questo colle, che è un luogo appartato rispetto alla città. Appena attraverseremo questo arco ci troveremo effettivamente quasi sprofondati nel Medioevo, in un'epoca antica, lontani dal traffico. Iniziamo da queste arcate, cosa sono? Queste sono le arcate dell'acquedotto Claudio Neroniano, l'acqua chiaramente correva lì su in alto, sono state però riutilizzate per un convento. Qui c'è un mosaico che sembra medievale. Sì, è un mosaico più o meno del 1250, perché qui si insediò il convento dei padri trinitari, che avevano l'obiettivo di salvare, riscattare i prigionieri cristiani caduti nelle mani dei pirati saraceni o dei musulmani in genere. Il Cristo sembra unire il bianco e il nero, sembra unire le diverse fedi. Non è così ecumenico, perché quello che noi vediamo qui è probabilmente proprio l'idea dello scambio, di poter scambiare i prigionieri. Il moro che non si è convertito con il bianco che invece deve rimanere saldo nella sua fede. Mai fidarsi dell'apparenza, quindi non unisce, anzi. Da qui si entra al Celio che interessa a noi. Sì, e da qui si entra in questa dimensione di tranquillità, di quiete, atemporale. Qui siamo al centro del Celio, nel punto più caratteristico. Sì, il cuore di questo colle, dove la stratificazione dei secoli è particolarmente affascinante. A partire dalla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, che dà il nome anche alla piazza, questa chiesa di V secolo, antichissima, paleocristiana, le colonne che vediamo in effetti in questo portico sono colonne romane che sono state riutilizzate in un'epoca in cui ovviamente non si sprecava nulla e quindi vengono da edifici romani e hanno avuto questa nuova vita in questo modo. Anche questi enormi blocchi di pietra sono di epoca romana. Sì, i grandi blocchi di opera quadrata in travertino sono il basamento di un grandissimo tempio dell'antichità che era il Claudianum, ovvero il tempio che Agrippina avrebbe dedicato al divo Claudio, a suo marito Claudio, l'imperatore, morto e divinizzato, che è diventato Divus. Ma non è stata proprio Agrippina a far uccidere il marito Claudio? Agrippina aveva già avuto da un primo marito il figlio Nerone e proprio per favorire la carriera di Nerone si dice che abbia fatto uccidere Claudio. Nerone, una volta imperatore, bloccherà i lavori per il tempio, preferiva assolutamente riutilizzare il materiale per abbellire la propria residenza e i propri giardini. Comunque il tempio di Claudio alla fine è stato costruito. Sì, Vespasiano fa ripristinare il tempio di cui purtroppo vediamo solamente le rovine del gigantesco basamento. Quant'era grande? 180 metri per 200. Più di uno stadio di calcio? Più di uno stadio, più del Colosseo. Sopra il basamento del Tempio di Claudio un campanile medievale. Sì, questo è un campanile romanico con queste bifore sovrapposte in questo riciclo degli edifici precedenti che rende Roma eterna da questo punto di vista, perché non si è mai buttato niente, tutto è stato riutilizzato. Di qui, dottoressa, un cancello attraverso cui andiamo in una nuova tappa del nostro viaggio. Avremo bisogno degli speleologi perché andiamo nel sottosuolo. Luca Antonioli, Roma. Buongiorno. Sotterranea. Buongiorno. C'è bisogno naturalmente di mettere un casco di protezione. Andiamo. C'è pure per lei, sì. Naturalmente. Si passa di qua, vero? Sì, faccio strada, attenzione alla testa. Fa impressione entrare proprio nelle viscere della città. Questo cos'è? Allora, questo qua è il rilevatore di gas. Ci serve per vedere se l'aria che noi troviamo negli ambienti in cui entriamo è un'aria respirabile. Andiamo nel cuore del sottosuolo. Qui si sente gocciolare l'acqua. Stiamo andando sempre più giù.
Quanto siamo sottoterra? Siamo sottoterra grosso modo una quindicina di metri qui. Siamo sotto al centro di Roma, qua. Queste gallerie sono state scavate? Sono state scavate per portare via il materiale di costruzione. Questi sono i segni dei picconi. Sì, perché bisogna immaginare appunto questi fossores di varie epoche, senz'altro, ma comunque in condizioni assolutamente disagiate, torce e quant'altro, che a forza di picconi e pale scavavano qua sotto tutte queste infinite gallerie. Questi pozzi sono romani, che sboccano tutti quanti sopra il basamento del tempio. Allora ci si è chiesti perché. Le spiegazioni sono state tante. Una delle più accreditate, forse quella più suggestiva, è quella che qui sotto, quando Nerone cambia i lavori della madre, quindi questo qua non è più il tempio del dio Claudio, ma è soltanto una grossa costruzione a monte del suo laghetto, a monte della Nobus Aurea, probabilmente qui era stata fatta una grande cisterna per la raccolta d'acqua. E a cosa sarebbe servita la cisterna? C'erano tutti dei giochi d'acqua che avevano bisogno di molta acqua. Sono dei cunicoli lunghissimi. E qui è un laghetto. Questa è la falda che prende tutta la città, è un'acqua molto pulita, l'abbiamo fatta analizzare, non è potabile ma è molto pulita. La temperatura dell'acqua com'è? È gelata. Qui abbiamo un secondo laghetto, guardate le stalattiti. Quello è il calcare che fa queste stalattiti, queste piccole stalattiti che sono depositi di sali di calcio. C'è una particolarità che secondo me è molto interessante. Quello è un pozzo. È un pozzo che, come si vede, vedi, ci sono anche le pedarole su cui ci si arrampicava. Il pozzo cade proprio nella polla d'acqua. Quindi, al di là della teoria che qua ci potesse essere stata una cisterna, molto probabilmente comunque già all'epoca c'era l'acqua che certo. Potevano tirare su. Sono dei cunicoli in cui ci si può perdere proprio. Questo è il famoso clivo di Scauro, uno dei punti più belli di Roma. Sì, è un punto nascosto, particolare, una vera strada romana, che adesso però ha questo aspetto così medievale per queste arcate che sostengono il muro della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e che si appoggiano sulla facciata di un'insula romana. Da qui si entra? Da qui si entra in queste case romane. Bellissimi affreschi, quindi immagino fosse una sala di rappresentanza. Questo doveva essere un triclinio, una sala di rappresentanza esattamente di questa casa. Troviamo questi affreschi che rappresentano dei geni e uccelli, quindi un grande interesse naturalistico e un ciclo che probabilmente allude alla stagionalità, al ritmo della natura. Infatti là c'è un picchio che mangia una lucertola. Sì, una di quelle scenette, come dire, di sapore piuttosto gustoso che al volo con questa pittura rapida vengono. E là di nuovo. Sì, addirittura sembra mangiare un topolino. Questo è un altro ambiente molto particolare, uno degli ambienti che consente di dire che questa casa doveva essere stata abitata da cristiani. Lì c'è la figura di Orante, con le braccia aperte in preghiera, quindi è una figura cristiana. Da qui si sale al luogo più sacro. Qui subirono il martirio i Santi Giovanni e Paolo, che poi diedero il nome alla chiesa. Le due personaggi che purtroppo non si vedono più bene probabilmente sono i Santi Giovanni e Paolo, che sono due ufficiali costantiniani, comunque due fratelli. Ci troviamo circa nel 360 d.C., quindi in un'epoca pienamente cristiana in realtà. Fatto sta che incapparono nella persecuzione di Giuliano l'Apostata. Giuliano l'Apostata è un imperatore che però è apostata, cioè dopo vari imperatori cristiani torna al paganesimo e durante il suo regno farà stragi di nuovo di cristiani. Questo è di nuovo l'Orante, l'uomo che prega. Esatto, l'Orante, quindi una immagine assolutamente cristiana, e le tende tirate alludono all'immagine del paradiso, insomma, che si apre.
L'affresco cosa rappresenta? L'affresco è un affresco pagano, ma hanno dato interpretazioni diverse. La donna, essendo nuda, potrebbe essere Venere, quindi la Venere marina. La presenza dell'altra donna ammantata accanto a lei e del Bacco potrebbe alludere invece a Proserpina. Proserpina, la madre Cerere, e Bacco, quindi il ritorno di Proserpina a primavera, che viene così festeggiato, e quindi di nuovo un tema legato a un ciclo stagionale. Affreschi cristiani, pagani, tutto insieme, il fascino di Roma. È il fascino di Roma, ma era anche il fascino di un'epoca in cui il paganesimo e il cristianesimo convivevano. Uno dei posti sicuramente più verdi di Roma, ora ci si fa anche un importante festival jazz, è Villa Celimontana. C'è un modo di dire, fare il giro delle sette chiese, e nasce qui. Nasce qui perché i Mattei offrivano la villa per la merenda durante il giro delle sette chiese. Questa è una pratica iniziata da San Filippo Neri nel 1582. Il giro durava 16 miglia. Una ventina di chilometri. Una ventina di chilometri, durava 24 ore. Immaginiamo questa processione di migliaia di persone che camminava e cantavano vanità di vanità, ogni cosa è vanità, e a un certo punto avevano bisogno di una sosta. E quindi i Mattei offrivano la loro villa. E c'era questa sorta di picnic qui. Si disponevano in diversi angoli della villa, a seconda anche del censo, da una parte i nobili, seduti per terra, invece la gente normale, e veniva loro distribuito un cestino dai filippini. Che c'era nel cestino? Il cestino era sempre uguale per tre persone di ogni ceto sociale. Nessuna differenza, tutti, nobili, povera gente, qui nella villa mangiavano tutti le stesse cose? Sì, nel cestino c'era una pagnotta, sei fette di salame, tre uova sode, sei mele e una provola e un fiasco di vino. E ancora rimane fare il giro delle sette chiese, come omaggiare tutti quelli che devi omaggiare, fondamentalmente. Sì, perché naturalmente si recava omaggio a tutte le più importanti basiliche di Roma, e comunque è continuato come pratica fino alla fine dell'Ottocento. Dottoressa, grazie per averci accompagnato in questa visita della città eterna e delle sue metamorfosi. Grazie a lei.